il discorso che abbiamo analizzato di Xi Jinping, il quale parla di una Cina che entro il 2050 sarà un po' la nuova potenza mondiale, non solo a livello economico, ma anche a livello tecnologico, a livello sanitario e di sicurezza. Una Cina che sicuramente subisce un rallentamento come lo sta subendo tutta l'economia mondiale, ma che può contare ancora, almeno secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, su una crescita del 4% del PIL del 2023. Ecco, secondo te sono vere le previsioni di Xi Jinping a lungo termine, ovvero che ci sarà una nuova grande potenza mondiale che sostituirà gli Stati Uniti, oppure, ecco, prima che in realtà gli Stati Uniti depongano così il bandiera bianca, ce ne vuole, ecco. Allora, su questo secondo punto sono assolutamente d'accordo. Dall'altra parte è vero che la Cina, ormai da diversi anni, rappresenta la seconda economia mondiale, sta crescendo a un ritmo che, sebbene, molto più lento di prima, rimane un ritmo per noi invidiabile. Ecco, quindi, ecco, c'è da dire un'altra cosa che proprio nelle scorse ore, con una riconferma appunto di Xi Jinping, il mercato asiatico, l'azionario cinese ha capitolato, quindi abbiamo visto una sorta di panic selling sui principali indici che si stanno avvicinando sostanzialmente ai livelli del 2009-2008, quindi non siamo lontanissimi, proprio perché quello che ha un po' soffocato il mercato è stato da un lato questa politica zero COVID di Xi, che quindi spaventa perché ci sono questi lockdown, ha creato comunque un rallentamento notevole, e poi chiaramente c'è l'altro tallone d'Achille che è molto forte in questo momento, è molto grosso in questo momento in Cina, che è tutto il settore degli sviluppatori immobiliari, e se si vanno a vedere i rendimenti anche dei bond, diciamo i cosiddetti high yield, ma anche doppie B+, quindi comunque un high yield moderato, vediamo dei rendimenti che sono intorno al 24% su scadenze 2 anni, che vuol dire qualcosa di molto paragonabile a quello che avevamo visto sia in Europa sia negli Stati Uniti durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Quindi sono rendimenti molto molto brutti, ovviamente medi, il che vuol dire che ci sono anche nomi che quotano a 10, quindi che si sono sostanzialmente disintegrati a livello di valore, e ovviamente, ecco, in questo momento il governo cinese è molto impegnato a risolvere questo problema dell'immobiliare cinese, che rappresenta una fetta molto importante del loro PIL. Quindi vedremo, ecco, questa riconferma probabilmente lo vedrà molto impegnato su questo tema dell'immobiliare, un tema anche di stimolo ancora dell'economia, e poi bisognerà capire anche tutta la politica zero COVID quanto durerà, perché effettivamente è stata molto penalizzante sia per l'economia sia per il mercato finanziario.